Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi cambiamo location, un'altra pista diversa. Siamo a Serle, pista bellissima. Ci veniamo poche volte, ma in realtà merita davvero. Oggi siamo solo io e Federico. Ultimo allenamento per Federico prima della prima gara dell'anno. Infatti settimana prossima sarà impegnato nella prima gara del campionato Veneto Xen ad Arco di Trento. Io non andrò a farla. Stavo dicendo, settimana prossima prima gara di campionato Xen? Forse. Una certa età ormai. Comunque, come dicevo, le gare quest'anno vediamo mano a mano che arrivano cosa fare, cosa non fare. Non abbiamo nessun impegno certo, a parte qualcosa che se va tutto come dovrebbe andare. L'unica cosa che deve fare è riprese e basta. Solo riprese, Gentini, perché per il resto sì, la preparazione non sta alla buon fine. E proveremo a far fare qualche gara a Giacomo, sì. La vera dura. Ma... adesso ci cambiamo, andiamo dentro per il primo turno. Vediamo la pista com'è. Sembra bella, freschetto perché 3 gradi. Io vi ricordo, come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi col bottone qui sotto, mettete mi piace al video e attivate la campanellina per non perdere nulla. E niente, noi ci cambiamo e andiamo per il primo turno. Eccoci qua, dopo un po' di turni, doveva essere un allenamento come un altro, una preparazione di gara per Federico. In realtà qui stiamo sistemando la moto mia. Sì, perché come sappiamo Manuel purtroppo non ci capisce niente. Lui è convinto di una cosa, invece le moto bisogna impostarle in un altro, diciamo. Ha le sue idee, non le togli neanche, guarda. E questo da inserire nel video, la Varga testa al muso, se perde già tempo... Già messo sul video scorso. Ma bisogna ripeterlo perché... Se non avete visto il video dove spiego come abbiamo rifatto le sospensioni eccetera, ve lo lascio qui in alto così potete andarlo a recuperare. Comunque vi faccio un breve riassunto. Avevo fatto fare le sospensioni a maggio dell'anno scorso. Sinceramente mi trovavo anche abbastanza bene finché non ho provato una moto migliore. Moto. Esatto. Un'altra moto. Sistemata, si può dire, da Federico. Solo le regolazioni, ma la taratura eccetera non è stata fatta da me. Sì, vabbè. Le forcelle non mi piacevano, ma il mono era veramente uno step in più a come era la moto mia. Provato questa moto, non mi andava giù. Abbiamo rifatto le sospensioni della mia Mantova, abbiamo perso del gran tempo per sistemarla, anche si può dire dei click che non dovrebbero andare bene. A me sembrava che andasse bene, in realtà non andava bene. Castel San Pietro mi sono trovato abbastanza bene, non ho mai toccato nemmeno un click. Arriviamo qui, prima entrata, e mi faceva abbastanza schifo, devo essere sincero. Detto questo, Federico mi dice: no, impossibile, la moto va bene. Perché mi ha detto: hai fatto solo un giro? No. Sì, esatto. Hai fatto solo un giro? La diagnosi era su un giro di pista. Insomma, mi ha detto: impossibile, fai un altro turno. Ho fatto un altro turno, non mi trovavo ancora in maniera decente. Senza parlare, ho aspettato che esca lui, gli ho dato la moto, gli ho detto: guarda, provala. Dimmi te se sono matto io o cosa. Ha provato Federico e a livello di sospensione lui diceva che andava bene e ha trovato un miliardo di difetti invece a come ero impostato io sopra la moto. Sì. Alla fine. Purtroppo. Tutto là, il tutto là. Non era la moto ma era di mano. Quindi abbiamo cambiato la posizione del manubrio, l'abbiamo tirato indietro di uno step, quindi l'abbiamo messo di serie si può dire. Io l'avevo messo uno step avanti, mi sembrava di trovarmi meglio, anche qua
Aveva ragione Federico, che cazzo ci vuoi dire? Poi freno dietro inesistente. Io ero convintissimo di usarlo, in realtà lo usavo in certe occasioni, ma non come dovrebbe andare. Abbiamo cambiato posizione della leva e in realtà nei discesoni ho sentito subito una differenza enorme. Quando lo pinzo adesso nelle discese la moto non scalza più, bella ferma e tutto, quindi... Il problema è che prima per usare il freno bisogna togliere il piede dalla pedana. Comunque la moto adesso va bene, poco a fare. Sei tu il problema. Però cambieremo anche la spugna e la sella. Andiamo all'Ikea a prendere un divanetto. Un divanetto. Una poltroneta, ti siedi là con spirale. Con le molle, anche. Con le molle. Esatto, a molle insacchettate, cioè, tipo un matarasso. Così che doppia sospensione. Adesso, altro turno, mettiamo la GoPro in testa al buon Federico e vediamo chi ci dà gas, come va. Comunque, bisogna dire che anche qui il distacco c'è, ma è buono. Un buon distacco. Beh, notevole. Notevole adesso, non esageriamo. Quando mi sorpassa, vedo che scappa pian pianino. Perché, la pista mi confermi... praticamente la pista, ovviamente, essendo andata e ritorno, mi viene nervia piano, perché una volta gli sono avanti, la volta dopo mi incrocia dall'altra parte. E quindi mi vede, diciamo. Vabbè, insomma. Io sono contento, lui mi trova sempre 1500 difetti. Infatti li abbiamo sistemati. Adesso manca solo se qualcuno ha qualche buon chirurgo cerebrale che ha la materia qui che è un po'... Sì, sapete. E che botte ne hai prese poche, ma insomma... Quelle poche. Nei punti giusti. Dai, mandiamo dentro Federico, vediamo come gira e ci vediamo dopo. Altri turni fatti, GoPro in testa al buon Federico. Hai avuto anche il videomaker da fuori che ti registrava. Sì, almeno hai fatto qualcosa, visto che in moto hai deciso di ritirarti, almeno fai il videomaker a tempo pieno. Dopo, fortunatamente la pista bella, non c'è nessuno, pochissime persone, boh. Non vengono mai tanti ragazzi, che in realtà la pista è veramente molto bella. E quindi abbiamo avuto la possibilità di entrare in pista a fare un po' di video. Sì, ma solo a te, tu non sei venuto a farli a me, maledetto. No, perché ha detto già che nel mio caso si vede che vado piano. Se riprendiamo anche il caso di Manuel... Sembra una foto, non un video. Sì, esatto, praticamente viene fuori un slow motion. Mi dicevi che questa moto ti sorprende sempre di più? Sì, mi sto abituando bene, bella. In curva soprattutto molto molto più semplice da inserire in curva.
quasi troppo, infatti ogni tanto sì, mi trovo in difficoltà perché mi sembra quasi che si chiude lo sterzo, in realtà è perché io sono abituato con la vecchia, quindi do molto peso all'anteriore e in realtà qua si può anche, si stanno un po' più rilassati e l'inserimento in curva viene abbastanza da solo. Bella, sono contentissimo. Vabbè, qua il buon Federico si cambia, io che ho fatto un turno in meno, vado dentro ancora per l'ultimo turno, pista privata per me, come ha detto Federico, quelle poche persone che c'erano si sono già cambiate e sono andate via. La settimana scorsa abbiamo cercato uno sponsor per la mascherina, questa sì, volta qualche calzolaio, calzo qualcosa, intanto per non avere il tallone fuori, in mano bellissima anche dei fantasmini. Nella pagina principale del profilo c'è l'email, appunto, per le collaborazioni, quando volete... Noi siamo. Eccoci qua, giornata finita. Oh! Federico alla guida. Come sempre. Ma siamo pronti per ste gare? No. Cioè, te sei pronto per ste gare, perché io sono pronto perché non le faccio le gare. Non ancora. Qua cominciano. E diventiamo pronti. Detto fatto, via, pronti. Dato l'importante è divertirsi, divertirsi. Beh, in realtà te vuoi fare anche il risultato, brutta merda. Se viene meglio, però intanto vado per divertirmi, no? Mi diverto. L'importante è mi diverto. Non credete a quello che dice, lui alle gare va solo per vincere, non va per fare altro. Però non vinco mai, come la facciamo, come la mettiamo? Vabbè, ma tu ce la metti tutta, però te vai per vincere. Sì, beh, vabbè, non sei che vado là per far presenza, però. E chi ci corre insieme può confermarlo che questo qui non vi lascia la posizione neanche sotto tortura. Comunque, giornata positiva, alla fine il buon Federico mi ha sistemato la moto, a me più che sistemare la sua per lui. Ringraziamo, ringraziamo. Ci sarà un buon compenso? Ti ho appena ringraziato. Sì, te ne pensi e basta. Pubblicamente. Continuate a seguirci anche in futuro, perché come vi ho detto, cominceranno le gare. Sarà più quelle gare che farà Federico che quelle che farò io, però arriveranno diversi video, quelli che riuscirò ad andare a riprendere. Iscrivetevi dal bottone qui sotto, mettete mi piace al video e attivate la campanellina. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Allora.